Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Rifacciamo perché c'era il tombino. Sì, rallentatori, tombini... Vabbè, rifacciamo direttamente quando arrivo a Siracusa. Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Sono youtuber che hanno una grandissima energia, nonostante alcune disabilità fisiche. È stato il caso, per esempio, di Josh Sanquist o di Roberto Cordero. Oggi vi parlo di uno youtuber cieco, il suo nome è Tommy Edison, e il canale di cui vi parlo... lui gestisce due canali, il canale di cui vi parlo, che troverete i riferimenti su doobly-doo, è Tommy Edison Experience, Tommy Edison XP. Però lui gestisce un altro canale, che è molto simpatico, che è The Blind Film Critic, il critico cinematografico cieco. Tommy è cieco dalla nascita. Nel canale Tommy Edison XP, tutti i riferimenti su doobly-doo, anche i video di cui vi parlo, ci parla un po' dell'esperienza di essere cieco, di come vive alcune cose, di quali sono le sfide che affronta tutti i giorni, risponde un po' a quelle che sono le domande più comuni che si farebbero ad un cieco, ma che magari non si fanno anche per una sorta di... non so, uno pensa che è una mancanza di rispetto. È una persona estremamente simpatica, estremamente solare, una persona che mi ha insegnato una cosa che... di cui adesso vi parlerò. Comunque, cominciamo con una cosa che un cieco può insegnare a tutti noi. Sono quattro trucchi che un cieco può insegnare a un vedente. Il passaggio a livello è chiuso. Oh, lo vedevo chiuso da un pezzo! Dicevo, primo video sul doobly-doo è quattro trucchi che un cieco può insegnare a tutti noi. È molto interessante, ce n'è uno che... ecco. Ce n'è uno che ho trovato veramente utile nelle situazioni nelle quali... ve lo accenno, questo. Gli altri andate a vedere il video sul doobly-doo, perché è molto interessante. Il trucco è come versarsi un bicchiere d'acqua quando si è completamente al buio, perché magari c'è un blackout, o perché viene sete di notte e non si vogliono svegliare tutti quanti accendendo una luce, e... c'ho anche molte altre cose. Guardate innanzitutto questo primo video, quattro trucchi che potete imparare da un cieco. Secondo video sul doobly-doo, che è un modo per interfacciarsi con le persone non vedenti, è una cosa che non sapevo, obiettivamente, è come dare aiuto a una persona cieca. Tra l'altro come rapportarsi, come spiegare le cose, ma soprattutto come dare delle indicazioni, non so, stradali, a un cieco. Segue il terzo video sul doobly-doo, che è una curiosità: come si cucina il cibo un cieco. Quindi due video extra. Innanzitutto imparare a sorridere quando si è ciechi, che è divertentissimo, e mi ha insegnato un nuovo modo per fare il dito medio agli altri. Guardate, perché è simpaticissimo, si vede proprio la solarità di Tommy, e la solarità di Tommy si vede anche in quest'ultimo video che vi segnalo come extra, che è... può un cieco aprire gli occhi? Ho avuto tanti commenti molto positivi questo video, quindi trovate tutti i riferimenti su doobly-doo. Lui è Tommy Edison, andate a visitare il suo canale, iscrivetevi, è molto interessante. Passiamo quindi all'argomento del giorno, che, visto il periodo, non poteva non essere la cosa più discussa in questi giorni, ossia gli esami di maturità. Sono un punto pressoché costante della vita di tutti noi. C'è chi li sta facendo in questo periodo, io l'ho fatti alcuni anni fa, diciamo alcuni, non voglio sentirmi troppo anziano. Ragazzi,
tranquillizzatevi, state tranquilli, se ci sono riuscito io, voi potete veramente andare oltre. E vi parlo degli esami di maturità perché nel frattempo sto facendo una strada un po' particolare, sto andando da Priolo a Siracusa, ma ho deciso di fare la litoranea per passare mantenendomi alle spalle della zona industriale di Priolo Gargallo. Questo perché quando io ho fatto l'esame di maturità c'era già la possibilità di fare le cose sperimentali, di fare l'esame multimediale, e io mi presentai con una tesina scritta e un video che voglio vedere se riesco a pescare da qualche parte, magari lo carico su YouTube. La mia tesina sperimentale, il video, è l'argomento portante un po' di tutta la tesi, in cui poi ho dovuto infilare la letteratura inglese e le altre cose un po' a caso, perché non si può avere un argomento così generico verso tutti, però l'argomento riguardava le moderne forme di inquinamento. Ora, cosa si intende con moderne forme di inquinamento? Lì c'è la zona industriale, qui siamo alla marina di Priolo, eccoci alla penisola del Manghisi, Thapsos. E adesso, alla vostra sinistra, io percorrerò la zona circostante, non solo la zona industriale, ma sto per passare davanti alla cosiddetta centrale Archimede. Ma intanto, come dicevo, veniamo ad analizzare l'argomento con un momento di calma. Le moderne forme di inquinamento, quando uno parla di inquinamento, la prima cosa che pensa subito è sì, appunto, le industrie, i fumi industriali, i vapori, gli scarichi, eccetera. E io invece, quando ho fatto l'esame di maturità, quando parlavo di moderne forme di inquinamento, mi riferivo a quello che ha portato il nel mio caso quello che avrebbe portato il terzo millennio, ormai ci siamo, quello che ha portato il terzo millennio nella forma dell'inquinamento, l'inquinamento da onde elettromagnetiche, l'inquinamento luminoso, quelle forme di inquinamento tecnologico, se vogliamo usare questo termine, che sarebbero state inaspettate negli anni 50, anni 60, quelli del boom, per esempio, qui in Sicilia, anni 50, anni 60, anni 70, del boom industriale. Ora si cerca di venire incontro a questo argomento in maniera differente. Non si vedono da qua, sono un pochino più lontani gli specchi della centrale Archimede, questo è l'ingresso della centrale. Io la centrale l'ho visitata nel, se non ricordo male, 2005, in occasione della manifestazione Centrali Aperte. La centrale Archimede è una centrale principalmente a uno o due gruppi a turbogas, adesso non so come sia cambiata dal 2005 a oggi, gruppi turbogas, ossia dei gruppi di generazione di corrente elettrica con metano. Ma da qua adesso non si vedono molto bene, sono un pochino lontani dal punto in cui mi trovo. Adesso ha anche una serie di gruppi di generazione basati su degli specchi che concentrano la luce solare su una specie di tubo che si trova nel punto focale di questi lunghi specchi. In questo tubo c'è un insieme di sali, non mi ricordo bene la composizione chimica, sono quei sali minerali che si surriscaldano con il sole fino a una temperatura molto elevata, credo intorno ai 250-300 gradi, e il calore che viene quindi accumulato da questi sali viene utilizzato per riscaldare l'acqua, generare vapore e far girare le turbine. E una delle più grandi centrali che utilizza questo sistema in Europa, è una centrale completamente sperimentale, non a caso il nome Archimede, anche se questa situazione degli specchi è stata implementata in realtà da pochissimi anni. Nel 2005, quando ho visitato la centrale, quindi parliamo di 9 anni fa, ancora non c'era nemmeno la sperimentazione, c'era uno specchio messo lì in esposizione, non funzionava, e si parlava della possibilità che questa situazione venisse sperimentata dall'Enel in 20 o 25 anni. E poi sono stati fatti altri lavori, sono state fatte altre acquisizioni, sono state fatte delle cose differenti, e quindi
il lavoro è variato e la sperimentazione è stata conclusa, quindi si è cominciato materialmente a utilizzare la centrale. La centrale non è più sperimentale, il sistema produce corrente con gli specchi ufficialmente, non è più un semplice esperimento. E devo dire che esserci arrivati in solo 9 anni è stato sicuramente un grande risultato, soprattutto per la Sicilia, che purtroppo è una terra che le conquiste se le deve andare veramente ad acchiappare con le unghie e con i denti, come direbbe qualcuno. Comunque, il punto della questione è questo. Io ho parlato delle forme di inquinamento moderno nel mio esame di maturità. Ci sono le onde elettromagnetiche, ci sono i satelliti, c'è anche l'inquinamento luminoso. Ero un appassionato astronomo, adesso sono un astronomo con molto meno tempo libero. Poi, come dicevo, inquinamento elettromagnetico, che anche se dici va bene, spengo il wifi, spengo il telefonino, spengo questo, quello e quell'altro, cioè abbiamo i satelliti che ci bombardano di onde con i canali satellitari, con i mondiali di calcio, con tutti gli sport, i film, i cartoni animati e quel che sia. Voi, duplice domanda, pensate che le innovazioni che ci sono state, le innovazioni che verranno, porteranno a un aumento di questo inquinamento moderno o a nuove forme di questo inquinamento? Oppure, seconda domanda, ma sempre in tema, voi che cosa avete portato come tema di dibattito durante il vostro esame di maturità? Oppure siete sotto esame di maturità? State portando qualche cosa? Avete qualche idea? Farete l'esame di maturità più avanti, l'anno prossimo, fra 2 anni, e avete qualche idea su un argomento che vi piacerebbe portare? Fatemi un po' sapere, ditemi quel che ne pensate. Come sempre, spazio libero nei commenti. Come sempre, potete interagire con me anche su Memeo Twitter con l'hashtag DDVOTR. E soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vi è piaciuto fate pollice in alto, se vi è piaciuto, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al mio canale. Insomma, ditemi un po' che cosa ne pensate. Grazie a tutti, ciao e ci vediamo domenica prossima!